Gara storica a San Siro, Milan-Brescia sarà il primo posticipo dell'Italian Legend League. Il Milan si affida alle idee innovative di Sacchi, mentre il Brescia opta sul pragmatismo di Carletto Mazzone. Ne vedremo delle belle. Dunque una sfida veramente molto accattivante. Vediamo il pubblico di San Siro che è molto presente per questo primo posticipo. Qui vediamo gara storica. Adesso andremo a leggervi le formazioni. Il Milan si schiera con Rossi, Tassotti, Costa Curta, Baresi, Maldini, Rabattoni, Reicard, Donadoni, Cacà, Rivera e il finalizzatore d'attacco Marco Van Basten. Risponde il Brescia con il 3-5-2, Sernice, Cadani, Petruzzi, Calori, Sabò, Di Biagio, Beccalossi, Hagi, Guardiola, Toni e Baggio. Tutto dunque pronto, sarà il Milan a dare il via ai giochi. Vediamo intanto il calcio d'inizio, partiti, il Milan in possesso palla con Costa Curta, cercare Cacà, Cacà di prima per Donadoni, il lancio per Van Basten, subito la rete olandese scalda le mani a Sernicek, poi Tassotti ripropone Van Basten, il Milan in vantaggio con il capocannoniere della Serie A. Il Milan è in vantaggio, vediamo il Brescia cosa farà. Baggio ottimo il suo controllo palla, poi apre per Sabò, palla veramente coi contagiri, Beccalossi indietro per Gigi Di Biagio che colpisce veramente male. Il Milan riparte da Franco Baresi, Seba Rossi, Billy Costa Curta, Mauro Tassotti appennellato sulla testa di Van Basten, il gol dell'1-0. Cacà intanto fermato con le maniere forti, ma Riccardo Cacà recupera palla. Riccardo Cacà, ottimo il pallone per Van Basten che si è allargato, tocca all'indietro per Trapattoni che ripropone in avanti, colpo di testa di Donadoni, ma Sernicek questa volta è stato attento, ha raggiunto la sfera. Hagi, pallone per Pep Guardiola, lancia a cercare Baggio di testa, propone per Guardiola, ancora Roby Baggio, Baggio da un controllo fermato da Mauro Tassotti che ha iniziato veramente molto bene questa gara. Van Basten, ancora per Tassotti, si capiscono a memoria i giocatori del Milan. Donadoni, pallone recuperato dalle maglie della Brescia, Toni la sponda, Roberto Baggio fermato, Beccalossi in mezzo a campo, Cacà, adesso ancora Beccalossi, il lancio a cercare Toni e Seba Rossi gli si tuffa sui piedi come un avvoltoio, tornando l'iniziativa bresciana. Van Basten, Donadoni, bello questo scambio ancora per Van Basten. Van Basten però, Petruzzi, monumentale Petruzzi in questa occasione, fermare Van Basten non è mai semplice. Ancora il Brescia, Baggio cerca un'invenzione, ma il Milan è disposto bene. Cacà, il lancio per Van Basten, pallone però diretto a Sernicek. La Brescia, difficoltà veramente grandissime per il Brescia, pressing del Milan è veramente una cosa molto asfissiante. Adesso pallone ancora per Van Basten che si fa vedere a centrocampo, pallone per Gianni Rivera, si accentra Gianni Rivera, palla per Cacà, Riccardo Cacà, 2-0, 2-0 al 26, il bimbo d'oro del Milan, Riccardo Cacà, portato in ginocchio dall'Ambatino, Gianni Rivera, grandissimo gol, Milan è incontenibile questa sera. Ancora una volta questo gol, Rivera, ancora una volta questo gol.
regala subito un Milan Brescia scoppiettante, i gol di Van Basten e Kakà. Questo Reikard sul Baggio interviene in maniera scomposta, calcio di punizione subito agile a recuperare Baggio. Vediamo qui Baggio con le sue Diadora, scarpe che io custodisco gelosamente tra i miei cimeli. Tanto Guardiola, Petruzzi, pallone per Di Biagio, prova a illuminare il Brescia, Gigi Di Biagio, buona l'iniziativa ma la mira è stata imprecisa. Seba Rossi, il lancio, Di Biagio sta veramente facendo vedere qualcosa di buono. Calori perde palla, Kakà, Rivera di prima intenzione, Petruzzi però era nel posto giusto, Fabio Petruzzi, talento del vivaio giallorosso. Pallone adesso per Toni, calda le mani a Rossi, Luca Toni si esalta, Seba Rossi, ottima parata, ha coperto il primo palo, il tiro era forte ma Rossi è stato attento. Complimenti al portiere rossonero. Calcio d'angolo adesso per il Brescia, la bandierina Roberto Baggio, tocco corto, Guardiola, interviene Kakà, punizione per il Brescia. Kakà è stato molto irruento, ovviamente un giocatore offensivo, quando va ad aiutare a fare la fase difensiva a volte interviene in maniera scomposta. Roberto Baggio, pennella, niente da fare, Billy Costa Curta giganteggia alla Bertassotti, subito per Reikard per Donadoni, da qualche esitazione Di Biagio, becca Lossi, ancora questo pallone recuperato da Reikard, Van Basten, Trapattoni, allarga per Rivera, a memoria il Milan, Rivera, cornice in due tempi. Calori, Aggi perde palla, Kakà, esterno per Van Basten che viene sempre incontro al pallone, Marco Van Basten, Donadoni, il cross deviato, mischione in aria e poi Rivera. E qui se il Brescia facilita la vita al Milan, devo dire che il Brescia è stato davvero molto indietro. Rivera, possono concedere gol così contro questo Milan, che sia molto forte. Questo rivedremo il tutto. Questo fantastico, la maglia per il Donadoni, rosso, deviato. Rivera in un primo momento tira, pernice che fa quello che vuole, i giocatori del Brescia sono rimasti molto passivi, e qualcosa sono riusciti ad allontanare la minaccia. Eccoli qui, grande incertezza, Rivera non può fallire, 3-0, Van Basten, Kakà, Rivera, le grandi firme rossonere. 42esimo, il Brescia non è serata, Baggio, Peccalossi, Rivera, fallo, però si prosegue per la regola del vantaggio, Van Basten va a farsi largo, Calori questa volta alla meglio, Baggio, Passotti però non lo fa passare, Baggio tiene palla, Reikard interviene in maniera fallosa. Baggio sta provando a predicare nel deserto, un Brescia che evidentemente si è fatto intimorire da un Milan stellare. Roberto Baggio! Fuori! Finisce qui il primo tempo, Milan 3, Brescia 0. Secondo tempo che ha inizio adesso, ovviamente la gara ci sembra compromessa ma proveremo a raccontarvela come meglio possiamo. Milan è ancora in avanti, Rivera, sarà Rivera che si accentra, vuole la conclusione subito, il Milan
vuole insistere nonostante i tre gol di vantaggio, vuole regalare una serata magnifica al popolo di popolo rossonero, popolo di San Siro stavamo per dire. Qui intanto Baggio viene toccato duro da Tassotti, calcio di punizione. Comunque devo dire che Tassotti ha fatto un grande primo tempo, spesso ha ripiegato su Baggio anche se proposto in fase offensiva. Intanto Altobelli rileva Toni, cambio nel Brescia, entra Spillo Altobelli, fuori Luca Toni, trovato pochi palloni giocabili, solo una conclusione in porta per l'attaccante modenese. Intanto il Brescia con Calori che butta via questo pallone, niente da fare per il Brescia, quindi il Brescia sotto di tre gol difficilmente potrà contrastare questo Milan, proverà a limitare i danni. Intanto Sacchi richiama Donadoni e chiama in campo Colombo, subito Colombo entra in possesso palla, palla per Rijkaard, Trapattoni, Kakà. Colombo tra l'altro un giocatore voluto fortemente da Rico Sacchi nel suo Milan. Baresi, tutta tranquillità, gestisce bene questo pallone, questa curta apre per Tassotti, pallone poi recuperato dal Brescia di Biagio. Altobelli ben entrato, Agi ancora per il Milan, ma l'arbitro è intervenuto, vediamo cosa ha fischiato. E qui Peppe Guardiola, ancora Tassotti, entra da Terbo su Guardiola mettendo fallo, falli ovviamente veniali, ma l'arbitro ha deciso di intervenire. Guardiola per Altobelli, Guardiola ancora a proporre in avanti, Baresi, Maldini, visto poco Paolo Maldini, intanto calibra un lancio incredibile per Van Basten che gode di una libertà eccessiva e sigla il quarto gol del Milan, notte fonda per il Brescia. Per gli amanti della goleada non perdetevi questo Milan Brescia, lancio ben calibrato da Maldini, Van Basten protegge Basten col sinistro, la incrocia, per ricerca un po' ridato per sente la porta ancora una volta difficile ottenere i giocatori da calibro di campagna. Brescia veramente poteva fare qualcosa in più secondo noi. 4 gol dunque di distacco tra Milan e Brescia. Trapattoni morde le caviglie di Beccalossi, commette fallo. Il Milan, oltre ad avere tanta qualità, anche pure tanta quantità, il pallonetto di Giovanni Trapattoni, il Juanin, il Cusano Milanino, Becca, inquadrato, partita oggi difficile per il Brescia, lo sapevamo. Adesso ne abbiamo la conferma. Lancia a cercare Altobelli, Agi, visto poco il Maradona dei Carpazi. Intanto Guardiola prova a lottare, Roby Baggio, tentativo però non è andato a buon fine. Costa Curta si rifugia da Rossi, Maldini baglia qui, Maldini poi recupera Trapattoni, poi preda di Adani che lo mette in avanti per Agi. Rijkaard affonda il gambone e recupera palla, mette in fallo laterale, ma ancora l'arbitro, cartellino giallo per Frankie Rijkaard. Adesso Sacchi richiama perché non vuole perderlo, ovviamente rischia l'espulsione. Rijkaard ha fatto parecchi interventi, è già ammonito e lo preserva. Dovrebbe entrare Marcel, eccolo qui il cambio, Marcel Desailly rileva Rijkaard. Intanto nel Brescia entra Antonio Filippini, Agi, eccolo qua, lo avevamo preannunciato, forse siamo stati il gol di Agi, il Maradona dei Carpazi, prova a rendere meno amara la sconfitta del Brescia.
Vediamo Di Biagio, alza subito la testa, Aggi, prima intenzione, buca Rossi, 3-4-1, 4-1 il punteggio, però ovviamente rimontare una gara del genere, i limiti dell'impossibile per il Brescia. Comunque bel gol, bella firma di Gigagi. Maradona dei Carpazzi, ovviamente scrive il suo nome sul tabellino dei marcatori. Vediamo adesso il Milan, Colombo, 4-1, ovviamente vantaggio rassicurante, non preoccupante per il Milan questo gol di Aggi, ma conoscendo Arrigo Sacchi non l'avrà presa bene. Peccalossi, cerca Altobelli, niente da fare. Rivera, Kakà, Van Basten, ancora Marco Van Basten, non trova il compagno. Petruzzi, Petruzzi comunque nella difesa del Brescia è quello che ha barcollato meno. Guardiola, apre per Roberto Baggio, niente da fare, una palla inguardabile, è stata passata a Baggio. Intanto De Sailly, ottimo per Van Basten, Van Basten, palo interno e gol. Signore e signori, tappeto rosso qui per Marco Van Basten, però la tripletta porterà il pallone a casa. La giornata, ovviamente questa giornata, anche ieri contro il Cagliari ha fatto una tripletta. Van Basten non è da meno, nessun gol, questa lì prova Van Basten, nessuno tiro, interrompo. Questa partita ha segnato in tutti i modi, con tempo, con finito, di testa, in tutti i modi. Marco Van Basten, tappeto rosso per lui, 5-1. Entra anche Emanuele Filippini, adesso abbiamo i gemelli Filippini in campo. Risparmia Mazzone, risparmia l'ultimo quarto d'ora a Beccalossi. Guardiola gestisce alla grande questo pallone, uno dei Filippini serve Altobelli. Emanuele Filippini caricato poi da Trapattoni, ammonito, fa tanta legna in mezzo al campo Giovanni Trapattoni, un giocatore che sicuramente fa un lavoro scuro, è un difensore aggiunto secondo il nostro parere. Guardiola va a mettere in mezzo, 5-1, manita rosso-nera sul Brescia. Guardiola, Roberto Baggio, ancora Baggio, alla Vergigaci, l'unico gol del Brescia, ha portato la sua firma. Ultimo cambio nel Milan, fuori Kakà, dentro Zorro Boban. Sacchi vincendo 5-1 si può permettere il lusso di fare un po' di turnover. Calcio di punizione, Baggio, pochi palloni giocabili per lui. Baggio, Rossi di pugno, allontana la sfera. Ora Roby Baggio, alla per Di Biagio, caricato da Boban, l'arbitro giudica regolare l'intervento, attenzione a Van Basten, Van Basten, Van Basten cerca il poker, poi Sernicek gli nega la gioia del poker, ancora però Van Basten spreca, questa volta è lui, prima bravo Sernicek, e la seconda occasione Van Basten è stato troppo frettoloso, sciupato, possibile 6-1. 84esimo sul cronometro, 5-1 tra Milan e Brescia, 4 gol di distacco. Ovviamente Mazzone ovviamente era consapevole che sarebbe stata dura, ma non pensava c'era tutto questo divario tra Brescia e Milan. Tanto Rivera commette un fallo, vediamo che Petruzzi è stato forse l'unico difensore a tenere la barra dritta. Vediamo qui, secondo, era Dani questo, era Dani, no, ci siamo completamente confusi, ci scusiamo con i nostri amici da casa. Comunque Rivera, commesso fallo a Dani, comunque
Brescia deve riflettere tantissimo. Petruzzi, abbiamo decantato le lodi tante volte, ma quando il Brescia prende 5 gol ovviamente vuol dire che il Milan ha fatto veramente una grande prestazione. Filippini, intervento di Trapattoni, gli sradica il pallone e apre per Colombo di prima intenzione per Desailly. Poi Petruzzi, Desailly insegue palla e fa chiamare Rossi, regala un corner al Brescia. 6 intanto i minuti di recupero e non ci troviamo d'accordo con l'arbitro. 6 minuti di recupero con 4 gol di scarto, ci sembra qualcosa di... Intanto Rossi che para il tiro di Altobello, dicevamo i 6 minuti di recupero mi sembrano eccessivi visto il divario. Petruzzi, Van Basten, ora Van Basten allarga per Colombo, vediamo se il Milan farà qualche altro gol. Rivera, Van Basten che la chiude in bellezza. Poker, lo avevamo capito già che Van Basten continuava a insistere, continuava a chiamare palla. Rivera lo accontentato, ovviamente gli era andato giù perché adesso aveva occupato il poker. Adesso qui poker tanti per Van Basten, conquista davvero pesantissima adesso per il Brescia. 6-1 con i diamanti della Coreata, una gara assolutamente da vedere. Al 98esimo Van Basten, finalmente arriva il triplice fischio. Milan 6, Brescia 1, grande protagonista Van Basten, eccolo qui, non può far altro che portarsi a casa il pallone della partita. Dunque il primo storico posticipo finisce con una goleada.